Benvenuti, siamo con Alfonso Magliocco, coordinatore provinciale del Popolo della Libertà della Federazione L'Aquila Sulmona. Buonasera. Allora, Magliocco, il PDL è deciso a sostenere Giorgio De Matteis al ballottaggio delle elezioni dell'Aquila anche senza apparentamento ufficiale? Beh, mi sembra un dato emerso anche dalla stampa oggi e da una riunione fatta 2 giorni fa con i vertici regionali. Ci sembra ovviamente un dato assolutamente naturale, quello di appoggiare il candidato del centrodestra Giorgio De Matteis. Non potremmo certamente appoggiare il candidato di centrosinistra. Come mai il PDL non è riuscito ad andare al ballottaggio con il suo candidato? Un problema nazionale, disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti classici, cosa è successo? Ma ci sono dei diversi livelli di analisi. Il primo ovviamente è un dato nazionale, un trend nazionale negativo, in cui ovviamente il Popolo della Libertà ha perso consensi, ma non solo il Popolo della Libertà, tutti i partiti scontano oramai da tempo una disaffezione, e poi tutta una serie di problematiche legate a livello locale. Faccio riferimento a tutta una serie di soggetti che ben prima del congresso provinciale e della scelta del metodo o anche del candidato sindaco, avevano deciso di percorrere strade diverse. Questo ha portato ovviamente a una diminuzione di soggetti che hanno sempre gravitato, nell'area del Popolo della Libertà, che hanno deciso di candidarsi in altre liste. Il problema, a livello locale è poi acuito da una serie di fattori che ovviamente quelli nazionali influiscono anche sul livello aquilano. Il dato eclatante di tutta questa vicenda però è che noi avendo dovuto comporre per necessità di cose una lista che di fatto era una lista di ex Alleanza Nazionale, abbiamo replicato quello che era il dato del 2007. Questo ovviamente non vuol dire non dover fare delle analisi più approfondite di quanto accaduto, ma è vero anche che mentre in tutta Italia si chiede un ricambio generazionale, un ricambio della politica e del modo di fare politica, nel momento in cui all'Aquila alcune dinamiche portano a un ricambio reale, tutto ciò che rappresenta il vecchio cioè si tira fuori e va a affrontare la competizione elettorale in altre liste. Quindi, ci sembra evidente che ci sia stata anche una sorta di strategia a indebolire una nuova classe dirigente che sull'Aquila sta emergendo ed è nelle cose. Anche i risultati elettorali all'interno della lista dimostrano come molti giovani abbiano la capacità intorno a loro di creare molto Sì, i primi consenso. tre votati sono tutti e tre under 40. Anche Beh, credo anche under 35, under 30, sì. Quindi questo è un dato possibile. Il problema appunto è che, come anche alcune dichiarazioni di alcuni esponenti del Popolo della Libertà, dovrebbero farci riflettere. Noi ci abbiamo messo la faccia, ci sono tutta una serie di persone che hanno messo la faccia su questo simbolo e in questo partito, altri hanno deciso in un momento di difficoltà complessiva della politica e del Popolo della Libertà di abbandonare la nave che affonda. Quindi noi con senso di responsabilità abbiamo deciso di proseguire la nostra strada e quindi prendiamo atto della situazione, però siamo abbastanza consapevoli del fatto che questa è l'unica classe dirigente possibile. Sì, tornando a quelli che ci hanno messo la faccia, il vostro candidato Pierluigi Properzi poche ore fa ha fatto un comunicato in cui, contrariamente a quello che dice il PDL, lascia libertà di voto ai suoi elettori, diciamo in particolar modo alle persone che hanno sostenuto domani l'Aquila. È una strategia di smarcamento o c'entra anche il fatto che per certi versi Properzi è sicuramente, almeno sui piani di ricostruzione, è sicuramente più vicino a Cialente che a Giorgio De Matteis come impostazione e come giudizi sulla struttura commissariale. No, non credo che sia. Poi esistono delle valutazioni che sono di natura oggettiva e altre di natura politica. Io credo che le dichiarazioni di Pierluigi Properzi facciano riferimento al fatto che lui in questi giorni, cioè da subito dopo il voto, ma anche da prima, è stato sotto i colpi anche di altri esponenti del PDL dicendo che era la scelta sbagliata. Certo è che
la scelta è sbagliata nel momento in cui il voto dimostra questa cosa, ma è vero anche che questa è un'analisi che dovrebbe essere approfondita su tutti, a tutti i livelli e in tutte le competizioni che sono affrontate in tutto l'Abruzzo, perché mi sembra ingeneroso un discorso di questo tipo. È altrettanto vero che credo che la riflessione che abbia fatta Properzi è che lui era assolutamente, quando ci siamo sentiti, concordava nella volontà di appoggiare il candidato De Matteis. Il fatto che non sia stato invitato alla riunione in cui si è stabilito quale potessero essere le modalità di questo appoggio, è chiaro che è rimasto indispettito e quindi ha fatto legittimamente la propria scelta. Non credo che sia stato uno smarcamento rispetto a un centrodestra e un centrosinistra, ma semplicemente a una dignità personale che lui rivendicava. Sì. In città ci sono state molte polemiche sulla questione del voto disgiunto, si è parlato di candidati del PDL, ma non solo, che hanno incrociato con Cialente, tanto è vero che poi i dati dicono che Cialente ha preso 2.500 voti più delle liste, mentre tanto De Matteis quanto Properzi hanno preso meno voti rispetto alle formazioni che li sostenevano. Certo, in questi giorni si sta utilizzando strumentalmente questo dato, ma l'analisi da fare oggettivamente è che i due candidati, diciamo così, di centrodestra hanno preso meno voti rispetto alle liste. Gli unici candidati che hanno preso più voti alle liste sono candidati di area centrosinistra, quindi Cialente e Di Cesare, credo anche Vittorini, sì. Però diciamo che i due candidati, diciamo, di centrosinistra, quindi significa due cose. E anche Angelo Mancini. Questo significa due cose, esattamente. Questo significa due cose. Il primo è che comunque ogni candidato consigliere, nella ricerca di preferenze personali, è chiaro che avrà anche degli amici che notoriamente sono di sinistra, quindi votano sinistra, ma che per rapporti personali votano un candidato di centrodestra. Il secondo, e questa è l'analisi che bisognerebbe fare più approfondita se si vuole vincere la sfida e mandare a casa Cialente, è proprio quello di ripartire da un dato che è sotto gli occhi di tutti, cioè Giorgio De Matteis prende meno preferenze rispetto alle liste. Quindi è chiaro che bisogna andare a recuperare quel segmento per poter sperare di mandare a casa Cialente. Poi, ripeto, se il candidato del PDL incrocia, ma l'hanno incrociato anche tutte le liste di Matteis, quindi insomma mi sembra una posizione strumentale se non vista in un'ottica di scomposizione del voto.